Patto d'amicizia tra il comune di Battipaglia e la città marocchina di Bouidour. La cerimonia si è svolta a Palazzo di Città in presenza dell'ambasciatore del Marocco, del sindaco della cittadina marocchina e della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. كي ما قلت في البداية كلمتي اليوم تاع كان نهار فضيل لأن هاي المدينة مدينة فضيلة و Sono contentissimo di questo gemellaggio, di questo incontro fra questi due paesi, Bouidour e Battipaglia. Bouidour è stupendo e meraviglioso come la vostra città ed è la mia città dove sono nato io e dove sono sindaco. E sono onorato di aver avuto questo confronto con voi e di aver siglato questo gemellaggio. Spero con tutto il cuore che voi un giorno potrete venire a Bouidour a vedere la magnifica città che è Bouidour, che adesso è diventata sorella di Battipaglia. L'obiettivo di questo patto di gemellaggio tra la città di Bouidour e la città di Battipaglia è quello di intraprendere un percorso di cooperazione nei settori di interesse comune. Sono particolarmente contento oggi perché abbiamo un'ulteriore occasione di agire in comune per la pace, per la solidarietà e per l'incontro tra i nostri popoli. Ne avevamo parlato quando è venuto il console, è già stato qui ospite nel nostro comune in un'occasione di un altro evento, la comunità organizzata in quell'occasione dall'onorevole Cammarano. E proprio perché nella nostra città è presente in maniera forte la comunità marocchina e non solo. Quindi questi rapporti buoni con i due paesi mi sembrano che siano un atto dovuto, che possono portare a una collaborazione futura anche da un punto di vista ambientale, turistico, scambi culturali, scambi lavorativi, perché no? Però è stato veramente un bel evento questo che si è concluso oggi, che sarà l'inizio, penso, appunto come dicevo prima, di una futura collaborazione. Un punto importante, ma che nasce già da esperienze pregresse, come già vi avrà detto la sindaca, sulla donazione che feci dei giubbetti catarifrangenti per i tantissimi marocchini delle comunità che vivono qua e che molto spesso rischiano la vita sulle strade, ma quello è stato solamente il primo. Diciamo che con il console del Marocco è cominciata già un'interlocuzione da oltre un anno, da me in ufficio nella Commissione Aree Interne in Regione Campania, è venuto anche il Presidente della Camera di Commercio del Marocco, oltre che il Presidente di una provincia marocchina, dove abbiamo discusso di quali possono essere anche gli sviluppi commerciali futuri delle relazioni tra Italia e Marocco. Poi è chiaro che l'abbraccio tra le comunità e l'integrazione di comunità che sono già presenti sul nostro territorio in questo periodo di pandemia e guerra io credo che debbano sempre essere i benvenuti e poi con una persona veramente insomma, gentile e per bene come il console marocchino siamo veramente grati anche con la Cecilia Francese, con la sindaca di aver fatto questo passo anche oggi.